Intorno al fo se canta, intorno al fo se guarda, intorno al fo se parla. Tutte le civiltà hanno voluto lasciare la propria traccia, se pensiamo alle civiltà più antiche, ma possiamo pensare anche a quelle più recenti, quindi monumenti, scritte, quadri, libri, eccetera. E in questo caso ci occupiamo di una civiltà che ha voluto lasciare la traccia, ma è una civiltà molto recente, cioè siamo in Valle dei Laghi, lungo il percorso delle scritte dei pastori, e stiamo parlando di un centinaio di incisioni rupestri, fatte prevalentemente da ragazzini, perché comunque si tratta di ragazzini che andavano al pascolo, si trattava del primo pascolo primaverile, dove i ragazzini portavano i grandi averi della famiglia, cioè quindi una pecora, una capra, al pascolo fuori dal paese, che hanno comunque voluto lasciare la loro traccia. Probabilmente è una cosa innata, che sta quasi nella pancia della gente. Se noi pensiamo ai graffitari di New York degli anni 70, quando poi li hanno intervistati, gli chiedevano: ma perché hai scritto il tuo nome così tante volte, le famose tag? E loro dicevano: perché volevo comunicare alla società che io esisto e che loro devono fare i conti con me. Ecco, forse in un modo forse un po' più naif, forse come dire meno conscio, i nostri pastori, che oggi sono dei signori di una certa età, hanno voluto fare lo stesso, quindi lasciare traccia di sé attraverso delle incisioni rupestri fatte con un martello e con una punta di ferro sulle rocce che stanno attorno al paese. C'è un percorso che unisce queste incisioni, un bel percorso a cura dell'Ecomuseo della Valle dei Laghi, che parte da Vezzano, dove possiamo trovare le incisioni dei coscritti, quindi viva 1935, viva 1940. Erano le classi, andavano a fare il militare e se erano abili arruolati entravano in società, proprio dei rituali di entrata in società. Quindi a loro era concesso di tutto, 2 o 3 giorni di baldori, ubriacature fenomenali, potevano scrivere i loro nomi sulle case, sulle facciate delle case del paese e addirittura inciderli nelle rocce che stavano attorno al paese. Il percorso continua e sopra Calavino c'è la cosiddetta strada dei Brozzi. Lì c'è una bella roccia con una serie di incisioni che sono 2 castelli. Che riprendono il Castel Madruzzo, che sta lì a poche centinaia di metri. Quindi anche lì dobbiamo immaginarci che cos'è che poteva colpire l'immaginazione di un ragazzo di 10-15 anni, 50-100 anni fa. Il fascino dei grandi edifici. Oggi probabilmente scriveremo qualcos'altro, perché internet, la TV ci veicola un sacco di immagini di diverso tipo, forse la guerra, forse potremmo scrivere chissà cosa. Però immaginiamoci una società agricola, placida, il vedere un castello così bello, così grande, certamente avrà avuto il suo fascino. C'è poi la falce e il martello. Falce e il martello di un signore che dice di essere nato nel 1935 e di avere 13 anni quando fa quell'incisione. 1935 più 13 fa 1948, l'anno delle prime elezioni libere dopo il fascismo. Quindi più che immaginarci la scritta di un comunista, dobbiamo immaginarci l'animo di un giovane ragazzino che probabilmente in piena campagna elettorale si sarà visto da un lato falce il martello, dall'altra scudi crociati, e lui in modo probabilmente non molto conscio ha come dire replicato tutto sulle rocce mentre era al pascolo. Lungo il percorso verso l'asino c'è la scritta di un corazziere, non sappiamo chi l'abbia realizzata. Certo però che se noi andiamo, diciamo così, a pensare che forse la naia, il fare la naia nei corazzieri, l'usare un elmo luccicante, poteva essere l'unica esperienza degna di nota di un ragazzo che poi comunque è tornato qui, ha lavorato, è rimasto qua tutta la vita, ci rendiamo conto che forse per lui è stato veramente un evento importante e che quindi l'ha voluta replicare sulla roccia mentre era al pascolo con le capre e con le pecore. C'è poi l'idea del... Ci sono le scritte più di carattere più religioso, che sono quelle di Cavedine, lungo la strada romana. E forse la più bella è proprio quella che rappresenta la croce con gli elementi della passione, quindi la scala che è stata usata per tirare Gesù giù dalla croce, il martello, i chiodi che sono stati utilizzati per crocifiggerlo.
Questo e molto altro è quello che possiamo trovare sul percorso delle tracce dei pastori in Val dei Laghi, quindi un centinaio di iscrizioni che ci ricordano la storia degli umili, la storia degli ultimi, che però, se noi pensiamo a qual era la piramide sociale, era la maggior parte, la fetta più grande della popolazione, quindi non possiamo fare storia dimenticandoci di quello che poteva essere la quotidianità, le piccole cose della quotidianità. E questa è, secondo me, l'importanza ultima dello studiare, di queste scritte dei pastori, ma dello studiare proprio la storia, diciamo così, di tutti i giorni, la storia della vita quotidiana. Questo è il senso di questo percorso sulle tracce dei pastori della Valle dei Laghi. Se tiran qua.